17 anni fa Modena per l'ultima volta è stata prima in regular season, in campionato, Antesis Modena, e tu c'eri 17 anni fa. C'ero, ero una ragazzina, oggi sono una ragazzina sicuramente con più esperienza e da allora a oggi l'unica cosa che non è cambiata, a parte l'età, è la voglia di andare in palestra, allenarmi per, in vista delle partite, per le finali, e la voglia e la passione di questo sport, che lo amo come se fosse, ecco, come se fosse tanti anni fa. La pallavolo di oggi rispetto alla pallavolo di quel tempo, intanto vabbè, si davano due punti per la vittoria, non tre, e tre o anche due per il tie break, ma cosa è cambiato? Non c'era il libero, non c'era il cambio palla, la palla era bianca, era molto più lenta, la pallavolo molto meno fisica, più tecnica, e oggi invece è totalmente più fisica, più veloce. E Francesca prima attaccava la palla alta, oggi attacca la palla alta, però si è dovuta adattare a questa nuova pallavolo, e direi che mi sto adattando molto bene. Gioco la super, batto salto flot, che all'epoca si batteva tutti con piedi per terra. È bella, nel senso che sono contenta, ecco, di essere ancora qua con tanta voglia di fare e con tanta voglia di vincere. Allora eravate a 5 anni dal titolo mondiale, non lo sapevate ancora che avreste raggiunto quel risultato, a distanza di tanti anni un quarto posto mondiale, eppure quando si parla di te non si smette mai di parlare azzurro, si parla già di Rio. Ma sono orgogliosa, nel senso che io mi sento ancora una ragazzina e ho ancora da dare tanto a questa pallavolo, quindi io ogni giorno sono qua in palestra, mi diverto, e fisicamente sto bene, tengo molto al mio corpo, quindi chissà, magari è ancora azzurro, chissà, non dipende da me, io cerco di dimostrarlo in campo, poi le scelte non staranno a me. Ma di la verità, Modena ti ha preso perché sei un talismano? No, io non credo a quello, io penso che credo molto al lavoro che alla fine paga sempre, e, penso che mi abbia preso per quello che valgo e non per la fortuna che posso dare. Questo sembra un bel gruppo, dove potete arrivare? Ma penso che dall'anno scorso, perché comunque ci sono tante, c'è cambiata poco, ecco, la squadra, penso che ci sono tanti ragazzi giovani che stanno crescendo, che cresceranno sempre più, vedo che comunque si migliora giorno per giorno, quindi le possibilità le abbiamo, dipende solo da noi e da quello che faremo partita dopo partita.